Finire ad Anicoli, mister della Cittadella, un pareggio che muove la classifica ma che forse non si soddisfa fino in fondo. Visto che io sono sempre molto sincera nelle cose che penso e che dico, certo non sono soddisfatta perché comunque speravamo di riuscire a portare a casa 3 punti. Tanto di cappello comunque all'Orobica, che è stata un'ottima squadra e ci ha dato del filo da torcere. Noi purtroppo abbiamo avuto 2 occasioni abbastanza limpide nel primo tempo che non siamo state in grado di sfruttare e l'Orobica le ha avute altrettanto nel secondo tempo, quindi partita alla fine abbastanza equilibrata e peccato per noi per il risultato, perché pensavamo e speravamo di portare a casa 3 punti e così non è stato. Nel primo tempo infatti c'erano state 2 grosse occasioni per il Cittadella che non è riuscito a concretizzare, nel secondo tempo invece è uscito un po' di più l'Orobica che ha messo un paio di volte in difficoltà la difesa granata. Nonostante questo il risultato è, ribadisco, finito 0-0. Sì, no, ma infatti ripeto, è stata una partita dal punto di vista proprio tecnico-tattico anche affrontata un po' a molte risposte tra me e l'altra allenatrice, quindi insomma chapeau all'Orobica e speriamo di poter far bene domenica prossima contro il Chievo, cercando di riscattare un pochino la prestazione di oggi. 1-0-0 che comunque non ha inciso nell'ottimo cammino che sta facendo in questo campionato il Cittadella, anzi complimenti a voi, perché anche se è partito in sordina sta portando avanti, ricordiamo mancano ancora 2 partite che dovete recuperare, un campionato di assoluta eccellenza. Se facciamo un conto veloce per come questo punto ha mosso la classifica, potreste arrivare molto molto in alto con i recuperi. Sì, io non sono solita fare molti calcoli, nel senso che mi piace cercare di pensare e di fare un passettino alla volta. È chiaro che il fatto di avere ancora 2 partite da recuperare ci dà la possibilità o la speranza forse di poter raggruppare qualche punticino in più. Certamente le ragazze stanno facendo un buon campionato, la società ha messo a disposizione di tutto di più e quindi sono comunque contenta di quello che stiamo facendo. Però a colpo così caldo dopo partita mi prendi dopo partita e ti trovi un attimino così non tanto contento della prestazione di oggi. Domenica avete il derby veneto contro il Chievo, un Chievo che ha appena annunciato il nuovo allenatore, una vecchia volta del calcio femminile, che è Michele Ardito. Che partita vi attendete contro di loro? Ma sicuramente sarà una partita molto interessante da tutti i punti di vista, perché comunque il Chievo è una squadra con delle ragazze piuttosto esperte che vengono anche dalla massima serie, perciò troveremo sicuramente una squadra pronta su tutti i fronti e in tutti i reparti. Noi cercheremo di essere lì per poter dire la nostra in campo e per poter fare di tutto per cercare di smuovere ancora un pochino di più la classifica. Faccio in bocca al lupo a mister Ardito, che sicuramente sarà molto contento del suo rientro finalmente all'interno del calcio femminile, e per il resto spero che possa essere anche una partita divertente per tutti, perché comunque questo campionato obiettivamente sta veramente regalando delle buone prestazioni a almeno direi 7-8 squadre che sono molto molto interessanti, un campionato molto molto competitivo, perciò nessuna partita è mai scontata.